Ciao ragazzi, io sono Emanuele e bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Nel precedente video sulle pillole di fotografia abbiamo parlato di sensori APS-C e fattore di moltiplicazione. Bene, adesso vi faccio una domanda. Come mai spesso e volentieri nel campo delle reflex APS-C troviamo una lente a focale fissa di 35 mm, tutto sommato di buona qualità, sulla quale quindi le case produttrici si sforzano un minimo di lavorare? Pensiamo al 35 mm 1.8 della Nikon. Beh, dovete sapere che il discorso parte da molto lontano. Cercherò di essere breve e conciso. Il campo visivo dell'occhio umano copre circa 180 gradi, però percepiamo a fuoco solamente tra i 40 e i 50 gradi. E questo angolo di campo rappresenta la visione umana. Sulle reflex full frame, la lunghezza focale che restituisce una visione simile a quella dell'occhio umano è quella di 50 mm. Per questo un tempo le reflex venivano vendute insieme a un 50 mm. E per questo il 50 mm è considerato un obiettivo normale, perché restituisce un angolo di campo che corrisponde alla visione alla quale siamo abituati tutti noi. Bene, se ora pensate a tutto il discorso che abbiamo fatto nel video precedente sul fattore di moltiplicazione su sensori APS-C, capite che il 50 mm non può essere considerato un obiettivo normale. E quale sarà l'obiettivo normale su APS-C? Esatto, il 35 mm. Infatti il 50 mm per il fattore di moltiplicazione su sensore APS-C Nikon corrisponde a un 75 mm, su sensori Canon invece a un 80 mm. Invece il 35 mm su sensore APS-C a causa del fattore di moltiplicazione corrisponde a più o meno un 52 mm per Nikon e a un 56 mm per il sistema Canon. Per questo, come vi dicevo prima, tutti i produttori hanno in catalogo un 35 mm tutto sommato di buona qualità, magari plasticoso, ma dalla resa più che buona e dal prezzo relativamente basso. E se sul formato full frame il 35 mm è uno degli obiettivi prediletti per la street photography e il reportage, ecco che quindi sul sensore APS-C fa le veci di un obiettivo normale, del classico 50 mm. E se ci spostassimo invece nel formato 4 terzi? In questo caso il fattore di moltiplicazione è di 2, per cui quali saranno gli obiettivi normali sui sensori 4 terzi? Esatto, quelli con una focale compresa tra i 20 e i 25 mm circa. Bene ragazzi, il video si conclude qui, spero di essere stato abbastanza chiaro. Se vi sentite confusi, non preoccupatevi, approfondite l'argomento. Ragazzi, anch'io all'inizio non ci capivo niente. Guardate qualche esempio, è veramente, come si dice in genovese, una belinata sta cosa qua. Una cosa che però può tornarvi molto utile nello scegliere l'obiettivo più adatto a seconda della reflex che avete e del sensore che monta. Ragazzi, come al solito io vi ringrazio della visione, delle iscrizioni, di tutti i commenti che mi lasciate e vi do appuntamento ai prossimi video, alle prossime pillole di fotografia. Ciao a tutti!